Presidente Camillozzi, una iniziativa questa di portare il calcio a Camerino veramente lodevole in una o due giorni in cui si affronteranno 14 squadre. Sì, abbiamo fatto questo progetto ambizioso, abbiamo partito con questa idea è scaturito questo progetto e con le dovute difficoltà, però comunque sia ce l'abbiamo fatta e abbiamo organizzato questo evento grazie alla collaborazione dell'Università di Camerino, il Comune di Camerino, il CUS. E poi sicuramente dimenticherò qualcuno, ma comunque grazie a tutte le istituzioni che ci hanno dato una mano con il loro patrocinio. Vogliamo ricordare come funziona questi due giorni? Sì, allora sono due su tutti e due i campi qui di Camerino, sia quello comunale che quello dell'Erzo, e sono la formula di due triangolari il sabato mattina poi in altri due formula di sempre triangolare nel sabato pomeriggio. Passeranno le prime di ogni girone, quindi saranno quattro squadre che si aggiungeranno le due teste di serie del giorno successivo, quindi saranno le sei squadre che sempre su due gironi da tre si affronteranno la domenica mattina, e poi sempre la vincente del triangolare si affronterà nella finalissima della domenica pomeriggio. Attività sportiva, ma non solo, da contorno anche un'iniziativa, diciamo così, più da spettacolo. Beh, sì, certamente, poi grazie anche al mister Castori che poi ci ha promesso che porterà anche qualche altro del calcio, dello sport, e noi pure stiamo contattando anche personaggi di livello del spettacolo, quindi cerchiamo di portare qualche ospite oltre a quello che è la manifestazione sportiva, che serve più che altro per aggregare queste quattro regioni purtroppo di questo brutto evento che è avvenuto. Allora, Fabrizio Castori, primo torneo di calcio insieme per Rinascere. Sei di queste zone, non potevi proprio mancare. No, ho accettato con piacere l'invito che mi hanno fatto gli amici Camerino e essere testimone di una bella iniziativa, mi lusinga. Sicuramente è una bella cosa, anche per tenere vivo un po' l'interesse sia mediatico sia delle persone su quello che è stato una catastrofe che magari poi il tempo tende un po' a far dimenticare, invece non bisogna farla dimenticare, oltretutto. L'occasione è organizzare una partita di calcio con tutte le squadre del territorio colpite appunto da questo evento, significa appunto tenere viva l'attenzione, creare questa unità di intenti, questa, no, unisce un po' questa cosa qui, e è sicuramente una bella iniziativa. A me essere testimone di questo mi può solo onorare. Fabrizio, ricordiamo quindi l'appuntamento 2-3 settembre qui a Camerino per questo primo torneo di calcio insieme per Rinascere. Esatto, la rinascere e ripartire è una metafora che si usa nel calcio quando si subisce e poi si riparte. No? Noi marchigiani, come ho detto prima, siamo un popolo abituato per la nostra caparbietà, per la nostra determinazione a non subire, anche se questo è un evento purtroppo molto pesante, ma a ripartire, a ricostruire. Non piangerci addosso e cercare di fare il nostro meglio per poter appunto mantenere sempre vivo il nostro territorio, perché siamo molto attaccati alle nostre radici.